fondamento che è nata come un'associazione per lo sviluppo e lo studio di pensiero politico, diciamo. Quindi il gruppo era un po' quello, si sono poi aggiunte a noi altre associazioni come Italia Bolivia, come Io decido, Io ho Decido, partecipato. Forum Arsenale, cioè noi rimaniamo, diciamo, uno spazio aperto nel campo per chiunque anche del quartiere voglia venire a discutere qualcosa, per chiunque voglia esporre qualcosa, noi abbiamo questo gruppo, si può proporre. O chiunque voglia discutere di qualche argomento, abbiamo un'attività molto varia che è stata proposta dai soci che sono anche molto vari come interessi, preparazione e quant'altro. C'è un sito che si chiama appunto Fondamente, Gruppo di Cultura Politica, dove Un un blog, sì, un sito blog, vabbè, chiamiamolo così, in cui vengono tutte le manifestazioni e gli eventi che vengono fatti qua all'interno, vengono appunto filmati, registrati e in più anche magari è aperto ai commenti di chi vuole partecipare. Questo qua è il quinto incontro, sesto. il sesto incontro, sì. Precedentemente La pastorale. ci sono stati gli altri consiglieri comunali, l'ultimo è stato Campa, precedentemente Giuseppe Caccia, poi Gianluigi Placella, poi Scarpa. Lorenzo Scarpa e Borghello. Borghello, sì. E poi dovrebbe arrivare Molina. E Molina la prossima settimana e aggiornato a gennaio Belcaro perché aveva avuto un consiglio comunale improvviso il giorno della. Sì. E Franco. Allora, intanto grazie per Nicola Funari. Quello che non sai è come si svolge la riunione. È molto semplice. Quasi naturalmente, nelle puntate precedenti, i tuoi predecessori hanno incominciato a parlare di sé, della loro giovinezza, di che studi hanno fatto, di come sono inseriti nella vita, le esperienze prima della politica, rigorosamente prima della politica, e gli studi. Poi ci hanno anche chiesto come e perché sono entrati, con quale spirito sono entrati in politica, cosa li ha condotti sempre rigorosamente sul quadro amministrativo della città, cosa li ha condotti alla politica, cosa li ha delusi, cosa non invece non li ha delusi. E alla fine noi abbiamo sempre chiesto di fare, come dire, una prospettiva di progetto città. Adesso la parola passa a te per l'inizio. Sai, a proposito, devo dire che questo iter, cioè partire dalla giovinezza, studi, esperienze, eccetera, è molto gradito a tutti i partecipanti e quindi io lo ripropongo a te. Io intanto ringrazio lo Scusa, Funari, Franco, posso dire una cosa anch'io? Certo. Allora, volevo dire che questi incontri hanno degli obiettivi che sono di grande attualità, che sono quelli della democrazia. Cioè, qual è il grado di democrazia all'interno dell'amministrazione comunale, di questa amministrazione comunale, cioè di chi guida la città? C'è un problema di democrazia nei rapporti tra giunta e consiglio comunale? C'è un problema di democrazia tra Consiglio Comunale e la città? C'è un problema di democrazia all'interno dei vari partiti che compongono l'amministrazione della città? Perché questi problemi hanno determinato e stanno determinando quella che viene normalmente chiamata la crisi della politica, la disaffezione della politica. In città, mai come oggi, varie associazioni, vari gruppi si mettono insieme. Difatti, insomma, ci sono coordinamenti di associazioni che raggiungono migliaia di persone, migliaia di cittadini. Paradossalmente, la città non ha un rapporto, almeno per quanto riguarda i problemi più importanti, con la città. La città è un oggetto a sé stante, fuori della visibilità strategica, dell'amministrazione.
Quindi è di questo che, se riusciamo, sarebbe interessante parlare. Questo è un problema che mi sta molto a cuore, e poi dirò il mio pensiero di questi 2 anni e mezzo che ho fatto in consiglio comunale, e dirò anche apertamente quello che penso, ecco, visto che così inizio io, ho fatto molte cose, cioè io sono uno che vengo dalla società civile al 100%, ho sempre lavorato e ho sempre fatto attività, non ho mai fatto politica, non ho mai preso una linea dalla politica, la politica non mi ha dato nessun posto di lavoro e sono un uomo libero al 100%. E per questi motivi ultimamente mi hanno mandato via dal partito che ero, perché ho espresso liberamente la mia opinione. Ecco, e io ho cercato sempre di... Comandi? No, chiedevo quale partito, scusi. Ero della ITV, io ho fondato 10 anni fa l'ITV, era 0%, l'ho portato all'8% in 5 anni. Merito mio, ho fatto consiglieri... Io di solito ho fatto sempre marcia indietro, non ho mai avuto potere, e alla fine queste persone che hanno avuto tutto mi hanno mandato a casa perché io non ero d'accordo e dicevo che sbagliavano. A proposito di democrazia. Ecco, io infatti oggi sui giornali, se vediamo a Venezia, mi hanno riabilitato perché ho fatto ricorso e mi hanno riabilitato che avevo ragione. Dopo 2 anni e mezzo che ho fatto ricorso, oggi c'è sul ma giornale di oggi. Ma una bella soddisfazione almeno. Sì, sono 2 anni c'è la nuova Venezia. Ed è da 1 anno e mezzo che sei nel gruppo misto. Sì, 1 anno e mezzo, sì. Ecco, quindi mi hanno riabilitato e dicendo ma che hanno sbagliato. Ma Ghetti è sempre nell'ITV? Ghetti è sempre? Sì, Ghetti e Ghetti. No. Ghetti e Ghetti, la TV. L'ITV si è sciolto, quindi non esiste più. Dopo che sono andato via, eravamo 700 iscritti, eravamo 4 deputati. Dopo che mi hanno mandato via, è rimasto 2 iscritti e nessun consigliere comunale. Si è sciolto completamente, non esiste più l'ITV. Mi hanno in questi giorni detto che vogliono riabilitarmi, mi hanno riabilitato oggi su Nuova Venezia di oggi, c'è l'articolo se volete vederlo. E io sono deciso di ritornare, almeno perché... ritorno solo a alcune condizioni, ritorno insomma, sì, visto. Allora, io ho sempre cercato di fare attività in ogni parte dove c'era possibilità, dove lavoravo e dove c'era possibilità. Io nella scuola, mia figlia ha fatto il liceo Benedetti, sono stato presidente del consiglio del Benedetti, liceo del Benedetti, quindi sono stato presidente del consiglio. Quando lavoravo, io ero dirigente del tesoro, sono uno da Roma, nato a Roma. Il mio nome è proprio romano, c'è anche una via a Roma, via dei Funari, vicino dove è morto Moro, una mia via dei Funari, e sono venuto qui e nel tesoro, ho fatto il sindacato, ero rappresentante del sindacato, quindi ho cercato di dare la mia attività in tutte le cose dove io sono andato. Dopo ho fatto il volontario, dopo un periodo di tempo che ero iscritto al DC di sinistra, io ero non di Forza Nuova, ero della base. La base era il gruppo di sinistra che c'era Galdone e altre persone ed era molto vicino, io sono un cristiano sociale come idea, ecco la mia idea è cristiano sociale, quindi sono molto contento del Papa Francesco perché dice quello che ho detto io da 20-30 anni, io dicevo le stesse cose e diceva Papa Francesco. Ho fatto il volontario per 10 anni, qui c'è anche un mio libro che ho fatto il presidente di tutti del Centro di Servizio del Volontariato di Venezia, che raggruppa tutto il volontariato, poi rispondo anche alla domanda che facevate voi dell'associazione, e ho già detto alla signora che voi potete fare l'associazione di promozione sociale, nel mio libro vi sono tutte le associazioni che potete fare i vostri diritti e doveri vostri, questo non esiste più, è l'ultimo libro, io l'ho fatto gratis, perché ho fatto anche, io scrivo libri, gratis, li do gratis. Sì, è un suggerimento che dava al nostro gruppo. E al vostro gruppo potrebbe fare l'associazione di promozione sociale, che è previsto dalla legge. È buona idea. Ecco, no? Sì, buona idea perché dal punto di vista, intanto siete riconosciuti effetti, siete liberi, potete avere anche il 5 per 1000, potete anche dal punto di vista fiscale non avete problemi perché voi potete anche avere problemi fiscali con quelle cose. Quindi la legge ora 83 del 2000, dopo darò al questo consiglio lo prendiamo come subito e se volete si può anche accedere ai contributi europei, essendo esatto, anche contributi regionali, statali, europei e 5 per 1000. Io di solito nel volontariato
Io sono stato 10 anni, io 10 anni ho fatto il volontario pure, anche adesso continuo, il mio 50% di attività che faccio, sono commercialista, la faccio gratis. Cudero, faccio gratis. Ecco, la faccio gratis, la mia è di dare il 50% della mia attività gratis al prossimo, è una mia idea. Ho fatto anche il militare, ho voluto fare anche il militare, ero ufficiale di complemento, ho fatto anche la Croce Rossa, sono tenente colonnello del corpo militare della Croce Rossa, sono arrivato fino a tenente colonnello, ogni tanto mi richiamavano, adesso non sono vero. Insomma non si è risparmiato nella vita. Non mi sono risparmiato. Complimenti. Ho fatto la sanità e sono stato il primo amministratore di Venezia, della Vussi, e il merito mio è aver fatto il nuovo ospedale, quello di famoso Semerano. Quando io sono entrato, mi ha chiamato la regione e mi ha detto, beh, hai i soldi per fare il Semerano, però è meglio che non lo faccia, perché è meglio che non lo faccia. Ma guarda, che Venezia ha bisogno di un ospedale. No, è meglio che non lo faccia. I veneti volevano che io non facessi l'ospedale. Io ho fatto l'ospedale, ho detto, ma io ho i 20 milioni, ma i 20 milioni non servono. Ho detto, guarda, io con 20 milioni faccio il nuovo ospedale, non avete paura. Mi hanno chiamato, mi hanno detto, guarda, voi scegli questa ditta. Fai, ho detto, no, perché questa ditta io sono commercialista, saper far dire. Se scendo con questa non faccio niente. Io faccio, chiedo la ditta migliore, ho chiesto la ditta Pessina di Milano, la ditta migliore, in 2 anni e mezzo ha fatto l'ospedale senza una lira in più, senza una lira in più, eh? Un caso unico in Italia. Quale ospedale? Dopo come è? Il padiglione Semerano. Il merito del civile, il merito mio, perché se io dicevo di no non veniva fatto l'ospedale. Io quindi posso dire di aver fatto per i veneziani più che quello che fanno i veneziani. E torniamo al comune. Ecco, adesso finisco la mia vita e finisco. Sì. Io dopo sono passato a Dolce e ho dato un grosso esperimento al sociale. Mia moglie, ecco, mi scusa, è otto da andare via, ha dei problemi molto grossi, e mi sono dedicato al sociale. Tutte le attività, tutti i centri sociali a Venezia l'ho fondato io. Il centro di Santa Vise, le cooperative, l'ho fondato io in 3 anni e mezzo, non c'era niente dal 91 al 95, tutti i centri sociali di Venezia l'ho fondato io. Sono passato poi alla Caritas e alla Caritas, sono stato direttore generale di tutte le case di riposo della Caritas, tutte le case di riposo che sono a Venezia e a Mestre, non solo l'ho gestita io, ma anche l'ho fondata io insieme con Monsignor Senigallo. Le case di riposo di Pedestrina, la casa di riposo San Lorenzo, era chiusa, l'avevo preso dal comune, io l'ho ricostituita, non solo l'ho rimessa a posto, ho cercato i contributi speciali, la legge speciale, l'ho rifatta fare dal professor Amor, come si chiama, da uno di... Amendoraggi? Sì, l'hanno rifatta e la casa di riposo di San Lorenzo è diventata una delle più grandi case di riposo di Venezia. La casa di riposo di Zelarino l'abbiamo fondata dopo io sono andato via, ecco. Il prime comunità tossicodipendenti di Venezia l'ho fatta io insieme col padre, quello che era, che abbiamo chiamato da Milano, col padre, quello che era Don Gelmini, spirituale di Rivera, il padre di spirituale di Rivera, forse c'era un padre molto famoso spirituale di Rivera, che era il padre che ha fatto tutte le case comunità tossicodipendenti a Milano, l'ho chiamato qui con un fondo che ha dato la regione, mi ricordo che era il ministro Boldrì, assessore Boldrì, ha dato un contributo e abbiamo fatto la prima comunità tossicodipendente. E io ho fondato la prima centro di recupero per i malati terminali a Pedestrina. Sono contento perché l'abbiamo finito il 30 giugno, l'ho finito io. Il 1 luglio sono passato alla Vursi e sono andato a inaugurato come direttore della Vursi. Ho inaugurato una che avevo fatto io, quindi io in definitiva tutta la mia vita l'ho dedicata al sociale, alla sanità e agli altri. Questa è la mia vita. E in questa vita io ho inteso come servizio per gli altri anche la politica. Per me la politica è un servizio. L'ho inteso sempre come un servizio, non ho mai chiesto niente, ho sempre perso. Diceva lui prima, io per le mie interrogazioni robe io ho avuto 2 querele. E finora mi sono costato 15.000 euro per difendermi. Io i soldi che ho preso adesso in comune li ho spesi per pagare gli avvocati. Io finora sono a zero. Noi prendiamo 400-500 euro al mese, gli avvocati non costano. Io per fare il proprio dovere, io ho avuto querele. E così la vita. Si paga di persona. Adesso entriamo in comune. Casomai si può sapere di quali casi? In quali casi? Uno posso dire, l'altro è meglio. Uno mi ha denunciato proprio il mio vecchio segretario politico, che un caso che devo fare. Sono stato assolto
sono stato assolto dal pubblico ministero, quindi ho fatto ricorso contro il pubblico ministero e il 15 gennaio ho la causa, quindi è meglio non parlare perché altrimenti non voglio avere altre cause. Contro l'archiviazione? Contro l'archiviazione ha fatto causa. Contro l'archiviazione il pubblico ministero ha fatto causa. Cosa devo fare? Accanito. Non rientrare nel partito intanto. Sì, appunto. Come minimo, se lui è ancora lì. È stato 6 mesi, ha preso un posto d'oro e è andato via. I partiti servono anche per questo, per avere dei posti d'oro. Vabbè, tirerebbe a massa. Allora, il problema è questo. Ecco, io volevo dire che siccome interessa soprattutto un po' il passato, ma anche il futuro, io avevo fatto a un certo punto quello che io ho trovato che va male. Ecco, io ho un'idea dell'attività di servizio in comune molto precisa. Tutti i miei emendamenti, proposte che ho fatte, interventi, non è che la mattina mi sveglio e faccio questi interventi, questa roba, valgo su quella linea politica che ho portato avanti. E la mia linea politica è quella sulla difesa di Venezia, del territorio di Venezia, soprattutto dal punto di vista urbanistico. Io sono quello che ho pagato e mi hanno mandato via dal partito perché ero contrario che facessero la darsena al dito, ho votato contro. Bravo. E è brutto dirlo, ma i cosiddetti verdi dicono sì o no, hanno votato a favore, non dicono mai sì o no. Ecco, io molte volte mi bisticcio con loro. Ecco, io sono l'unico problema che quando si tratta di votare le robe su Venezia, su Diventa Albergo, voto contro. Sono l'unico, perché sia il centro-sinistra che il centro-destra votano a favore. E anche l'ultima volta, che 6 mesi fa è andato in una delibera dove era la PT a Venezia sulle fondamenta della questura, io ho fatto un emendamento che dicevo che può essere trasformata in tutto meno che in albergo, e questo mio emendamento è stato bocciato sia dal centro-destra sia dal centro-sinistra. Quindi posso dire che, a me dispiace dirlo, ma voi siete veneziani, ma i veneziani non amano molto la loro città, i politici veneziani. Io amo molto Venezia, perché qui sono voi siete donna, io dico sempre Venezia è come una bella donna, o si ama o si odia. Noi non siamo veneziani, tra l'altro, siamo tutti di adozione. Molti di noi non sono veneziani. Perché Venezia ci l'amiamo. Abbiamo scelto di vivere. Ma in realtà non siamo nati qua. Ecco, il problema è quello che io ho trovato, vediamo su varie cause che io ho trovato, che volevo rispondere anche lì al signore, è che il problema sono due. Quello che ho trovato, e faccio sempre osservazione e contestazione, sono queste cose. Il sindaco e la giunta gestiscono tutto e hanno preso anche il potere che spetta ai consiglieri. Io faccio anche il caso, cioè molte delibere che riguardano specialmente l'urbanistica, come per esempio Caro Mam, e lo sa benissimo, e altre delibere con interpretazione che danno loro, non passano in consiglio comunale, vengono votati giù. E, per esempio Caro Mam, dopo vi farò anche gli esempi, perché è bene fare esempi e vedere che non, e dire che non racconto balle. Ecco, Caro Mam, io ho fatto una grande lotta e posso dire che sono stato uno di quelli che un po' ha bloccato, vero signora, che ha bloccato all'85 vendetta Caro Mam. Ecco, io ho fatto grande lotta, ho fatto anche la denuncia al magistrale delle acque, perché di notte, senza autorizzazione del magistrale delle acque, autorizzazioni fittizie, e del comune, hanno fatto una specie di piccolo imbarcadero per portare i materiali. Io l'ho denunciato, io non denuncio mai nessuno, cioè non ho mai denunciato, mai fatto questo nessuno. Ho scritto correttamente, ho espresso la mia opinione e ho bloccato un po' queste cose. Molte volte la giunta ha fatto, e dico anche i casi concreti, ha fatto accordi con altri enti, quali la provincia e i privati, chiedendo poi ratifica al comune, cioè firma. L'ultima questione che ha fatto, io mi sono ho bloccato anch'io, anche gli altri, posso dire la verità, la misericordia è qui vicino. Non può ammettere che la misericordia prevede la legge che deve essere provvedimento del Consiglio Comunale, quando fa un accordo prima, un anno prima un accordo e lo firma
un dirigente del comune, d'accordo, neanche c'è una delibera di giunta. Senta Murari, io purtroppo non sono un artista e quindi non la seguo. Nel senso che. Aspetti, in definitiva. Quella di rispondere alla sua questione. No, ma è perché di domande sono mille. Sì, io sto facendo appunto i casi concreti per rispondere alla sua domanda. Aspetti, finali così. Cerchiamo di usare un metodo. Sì. Allora, la domanda che le faccio io adesso, dopo i colleghi presenti gliene faranno delle altre. Lei è stato votato con le precedenti elezioni. No, con questa elezione. Io è la prima volta che faccio consigliere comunale, 2 anni e mezzo fa. Sì, 2 anni e mezzo fa, io volevo parlare di questa. Quando è stato eletto anche il sindaco Orsoni. Sì. Il sindaco Orsoni si è presentato con un programma. Sì, che correttamente l'ho firmato anche io, bravo, il segretario. Era proprio qui. Però, quando io però mi sono accorto che il sindaco non applicava il programma, ho votato contro e mi hanno mandato via. Aspetta, ecco. Allora ci parli di questo, perché questo è un problema di democrazia e di responsabilità politica. Esatto. Questo è un argomento che ci interessa. Allora, lei ha condiviso il programma. L'ho firmato anche io. E lo ha anche firmato, dopodiché. Quando il primo consiglio che si è approvato il bilancio, il programma è stato approvato, che io ce l'ho anche qui, perché lo porto dietro, il programma, che infatti è stato fatto dopo rifatto anche l'altro ieri sera in delibera, ecco questo qua, che io nella delibera l'ultima volta io ho letto questo è stato di attenzione al programma. Che io ho criticato questo, e sono fatto il programma, firmato da tutti i partiti del centro-sinistra. Sì. Quando nel primo bilancio preventivo che ha presentato Orsoni e rendiconto, di quello che era scritto il programma non veniva attuato, quasi nulla. Casinò non veniva attuato i problemi del Lido, non veniva attuato che lui diceva che doveva comandare lui sul Lido mentre il commissario del Lido faceva quello che voleva, d'accordo con loro, perché io e lui, siamo da una volta, abbiamo fatto apposta, andato nella commissione di famosa e ci hanno buttato fuori perché non volevano che stessi fuori a controllare, e c'era il rappresentante del sindaco, il vice sindaco, che approvava quello che ha fatto il commissario. Certo. Quindi quello che dice il sindaco, che lui del Lido non c'entra niente, non è vero niente, è bugia, perché tutto quello che ha fatto il commissario aveva l'avallo del sindaco. Ovvio. Eravamo noi presenti, dopo mezz'ora ci hanno buttato fuori. Io ho fatto un gran cancà perché ho detto che io consiglio mai devo essere presente, e mi hanno buttato fuori dall'aula. Quindi definiva il programma che il sindaco ha presentato insieme col partito di centro-sinistra alla prima attuazione del primo bilancio preventivo, io mi sono accorto che non andava bene e ho votato contro. Bene. Il mio partito mi ha buttato fuori? L'IDV. L'IDV. Lo ha buttato fuori? Sì. Cioè, io che avevo fondato il partito. C'è un atto formale che lo espelle, è questo che sta dicendo? Lei sta dicendo delle cose serissime. Sì, e poi non ho già atto formale, se lei vuole mando tutto, perché io a casa mia ho tutta la. Dove dormiva mia figlia che si è sposata, ho la stanza piena di carte, io ho l'abitudine di tenermi le carte ogni 10 anni, perché dopo che sono andata alla VUS via. Io sono solo l'unico in Italia che ha chiuso l'ospedale psichiatrico è sempre mente, l'ho chiuso io a mie spalle, mi è costato fatica a chiuderlo. Tutti parlavano, io l'ho chiuso e io ho avuto denunce alla Corte dei Conti, alla magistratura per 5 anni, meno male che le carte le avevo a casa, copie, io ho tutte le carte a casa, perché in ufficio non trovavano più di originali, questo succede, io ho avuto denunce alla Corte dei Conti, ho capito anche. Ok, torniamo, l'IDV con un atto formale. Sì, scritto a me dicendo. Chi è che ha firmato? Dal segretario provinciale, segretario regionale e segretario comunale, le 3 persone che adesso sono andate via dall'IDV. Ah, hai capito? Mi hanno scritto dicendo che io prima ero sospeso, poi l'ho mandato via, e hanno scritto una lettera ufficiale, se vuole la faccio avere se mi dà email, in cui. Dopo le do tutto. Ma quello che mi interessa è questa procedura era prevista dallo statuto dell'IDV. Dallo statuto, però della sua prevede che io posso fare il corso e loro entro 3 mesi mi dicono quello che hanno. È passato 2 anni e mezzo e non ho mai deciso il mio ricorso. Ok. Ho scritto ricorso a Roma, a Venezia. Vabbè, nel frattempo non c'è più l'IDV, quindi.
oggi mi riabilita, ma ho cambiato. Ecco, allora il problema, oltre a questo, hanno fatto anche la cosa peggiore: hanno scritto al sindaco di Venezia, a tutti i consiglieri, che io non ero più IDV e non potevo più far parte del gruppo IDV. Mi hanno buttato fuori anche dal gruppo IDV. Ma bravi ragazzi. Allora io sono stato costretto ad andare al gruppo misto. Certo. Ecco, questa è la verità. Se dopo dai fuori li faccio vedere tutti. No, ma guardi che io sono un notaio, registro, perché sì, ci sono aspetti politici importanti su quello che lei dice. Come ripeto, io mi tengo i documenti per 10 anni. Quindi lei non ha votato il programma, il bilancio preventivo. Anzi, io mi sono, di verità, il primo bilancio me ne sono astenuto, perché volevo dire al mio partito mi astengo perché non sono d'accordo, perché volevo fare un po'. Io di solito sono un tipo come Kissinger, passo dopo, non sono rivoluzionario, io sono passo dopo passo, ma sono uno che fa le cose e non voglio mai eccedere. Mi sono astenuto. Loro l'astensione mi hanno buttato fuori. Sempre non con il voto contrario. Con l'astensione. Con l'astensione. Sì. Ha motivata, cioè il massimo, ma ce l'avevano con lei, però questo appunto ce l'hanno con chi è corretto, con chi esprime le proprie opinioni, le proprie schermi. Questa è una domanda sulla democrazia dentro il comune, no, secondo me la democrazia, adesso dirò i casi, non esiste democrazia, in senso che non esiste democrazia, anche perché dico le motivazioni. Perché io sono un tipo che matematicamente, sono matematico, io sono uno di, ho avuto la fortuna di essere uno dei più grandi professori di matematica definiti che è in Tessala, Università di Trieste, io faccio anche delle proposte concrete per il futuro, cioè noi dobbiamo lavorare per il futuro. Certo. Il problema grave che ho trovato è che non esiste nessun organo amministrativo che tutela noi, consiglieri o qualcuno che deve dire contro la giunta e l'assessore. La giunta e gli assessori possono fare tutto quello che vogliono, sì. Tu non hai nessun ricorso che puoi fare, può fare solo interrogazione, può fare questo, oppure devi pagare un sacco di soldi a fare ricorso al TAR o alla Corte dei Conti se vi sono problemi di costi, oppure se la Corte dei Conti salse il momento di vedere la pratica. Quello che manca in Italia è, per questo tutti comandano i magistrati, gli avvocati, manca una tutela di ricorsi amministrativi che una volta c'era il famoso, prima c'era la commissione provinciale, non mi ricordo come si chiama, GPA, come si chiama. Cioè, adesso per esempio l'esempio classico di Caromà, noi abbiamo chiesto che venisse approvato la modifica in consiglio comunale. Io ho raccolto anche 11 firme, perché noi possiamo raccogliere 11 firme. Io sono quello che raccolgo più firme di tutti per fare provare in consiglio comunale, e quello che fa, l'unico che fa emendamenti. Abbiamo raccolto 11 firme, discusso in consiglio comunale, chi ha centrosinistra e centrodestra dice che aveva ragione la giunta, anche il centrodestra diceva, che doveva, era di competenza della giunta, non competenza del consiglio comunale, fare 80 case a 80 casette a Caromà. E io cosa potevo fare? Io ho fatto solo una lettera alla Corte dei Conti, non posso fare denunce perché sennò la Corte dei Conti dopo denuncia a me, ecco, una lettera dicendo che se io non ero d'accordo su questo e basta. Cioè quello che manca in comuni, negli enti locali, c'è un organo che tutela chi vuol fare il proprio dovere, ossia l'applicazione della legge. Non esiste nessun organo. Non lo so, perché io non no, sono dico io, dico io. Quindi prendo per buono quello che lei mi dice. Esatto, al 100%. Allora, questo però è un problema di democrazia, cioè la democrazia quella attuale ha stabilito che sì, che comanda la giunta e non che comanda la giunta, che c'è un organo di governo. Sì. È un consiglio comunale, esatto, che può approvare o non approvare quello che l'organo di governo non fa. In base al nostro testo, al potere di verifica, di progetti, di programmazione, di controllo. E di controllo, tutto. Mi pare giusto. Sì. Mi pare giusto, sì. Quindi voi potete controllare, sì. Anzi dovete controllare. Sì, noi, che noi dobbiamo controllare, ma una volta che controlli che una cosa non è esatta, non è legale, come puoi fare? Tu non hai niente in mano per esprimere questo. Il diritto di io a un certo punto divento pazzo per il... Vorrei dire, è successo l'altro ieri proprio, no, questo. Lei mi sta facendo piangere adesso, noi andiamo avanti. Ma la verità non piangere. Io mi trovo in difficoltà. Ricordo tra ministro Clini e il sindaco che dava 6 milioni di euro per le bonifiche e per i lavori all'Arsenale e alla Certosa.
hanno fatto 6-7 mesi fa, adesso ho delle carte che dopo le do, ce l'ho portate qui, hanno fatto un addendum, cioè una modifica dell'accordo in cui hanno aggiunto 3 milioni per Marghera. Ecco. Cosa ha fatto la giunta? Nel bilancio preventivo questo non ha scritto niente, ha fatto un emendamento di giunta la mattina, perché li fa la mattina e noi pomeriggio andiamo in consiglio comunale, senza passarli alla municipalità, perché la municipalità passa i preventivi ma non passa le robe ultime, dicendo che i 6 milioni non vanno all'arsenale ma vanno solo a Marghera, all'isola della Certosa. Chiaro? Sì. Io faccio. Cioè, ha dirottato 6 milioni in sostanza. Sì. Io cosa faccio? Motivo. Cioè, c'è un motivo. No, un motivo io ho fatto, il motivo l'ha scritto il direttore tecnico, dicendo che siccome è difficile, su e giù, ha fatto dei motivi, c'è un gruppo di studio di Roma. Le leggo quello che hanno scritto. Ecco, io ho detto, ma scusa, io ho fatto un subemendamento perché sono duro. Un subemendamento, l'ho presentato, in cui ho scritto dicendo che quei 6 milioni vanno anche all'arsenale. Cioè devono andare all'arsenale, previsto dall'accordo. E dall'accordo. Che poi è stato modificato con la giunta. Non è stato la delibera di giunta. Soldi, ma non l'ha ascoltato. Direttamente non si capisce perché. Ti faccio vedere così. Quel mio emendamento, perché si chiama subemendamento all'emendamento di giunta, è stato bocciato sia dal centro-sinistra sia dal centro-destra. Prende atto che succedono queste cose. Cioè, la politica è anche questo, voglio dire, Funari. No, non è una giunta. E c'è un coso tecnico che dice che non va ben così perché già stanno facendo i lavori, già stanno facendo questo, su e giù. Mi pare che lei quello che vuole farci capire a noi cittadini che non siamo all'interno di queste questioni tecniche, le leggiamo magari dai giornali se siamo informati, ci vuol far capire che noi viviamo in un, cioè è stato costruito un funzionamento di consiglio comunale, giunta e sindaco in cui ci sono dei poteri di controllo che poi di fatto non hanno la possibilità di avere una effettività, e che quello che a me stupisce ancora di più è che c'è un livello che lei evoca, questi dirigenti che firmano questi emendamenti, che prescinde da anche una decisione politica. E che dopo si manifesta, si estrinseca come una modificazione di una linea politica senza che mai presa una decisione politica. Il suo corso. Questa decisione di linea politica esiste, ma non è del Consiglio, ma è della Giunta. Sì, ma non dei dirigenti. Comunque, anche dei dirigenti, la firma. Sì, ma prendiamo questo esempio. Lei ha detto esistono 6 milioni che dovevano venire stanziati per Arsenale Certosa. Sì. Viene inserito un addendum da un dirigente tecnico? No, l'addendum non ha capito. Questo è l'addendum dell'accordo di Roma, cioè il simbolo di Roma, vedi? Ok. L'addendum di Roma dice questo, vi leggo quello che dice. Al fine di promuovere processi di sviluppo e di riconversione industriale, gli obiettivi e i contenuti dell'accordo per la realizzazione del programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell'arsenale dell'isola della Certosa, sottoscritto tra il Ministro dell'Ambiente e il Comune di Venezia in data, sono estesi anche all'area di Porto Marghera, sono estesi. La Giunta ha fatto un emendamento di Giunta in cui interpreta questo dicendo che non sono estesi a Porto Marghera. Ha tolto i soldi all'arsenale a Porto Marghera, cioè i 6 milioni, invece di fare un terzo, ne fanno metà all'arsenale e metà alla Certosa. Va bene. A noi interessa come avvengono queste decisioni. Le decisioni vengono dalla governance, cioè della giunta. Che è legittima secondo me. Cioè la giunta decide. Sì, ma scusa, ma non può decidere contro l'accordo del sindaco che ha firmato? È illegale secondo me? No. Come no? Facciamo politica, Funari. Sì, no, facciamo politica. Io faccio politica seria, mi scusi. Sì. Io dico, ma io politica seria non è rispetto della... Io applico la legge e gli accordi. Cioè, un accordo firmato tra me e lei, facendo per me e lei,
lei non può modificare questo accordo firmato tra me e lei, oppure lei non può modificare l'accordo che io, se io non so niente, senza l'accordo mio, scusa. No, beh, questo ce ne parliamo evidentemente. E quindi l'accordo che è fatto è questo, e questo è l'accordo. Questo accordo è fatto tra il Ministero e il Sindaco. E il Sindaco. Adesso la Giunta che il Sindaco modifica questo accordo. Cioè dirottano i 6 milioni destinati, che è scritto lì, all'Arsenale, li dirottano a Porto Marghera. Penso che sia anche l'insolore del Ministero, perché io ho chiesto se vi sono arfiati e detto che non esistono arfiati. E come ha motivato in consiglio questa decisione? Niente, hanno dichiarato che è una questione tecnica, che il dirigente ha fatto una questione tecnica, adesso non ce l'ho qui. Il dirigente che... di cosa? Il dirigente del comune. Del comune. Non posso dire il cognome e il nome. No, 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 e per il settore ambiente. E ha detto che siccome ha detto che già stanno facendo, già stanno facendo i lavori in giro, che questi lavori è difficile fare dall'Arsenale, ma guarda, dall'Arsenale vi accordo prevede che si possono fare i lavori fino al 2014. Quindi ha un anno di tempo per fare i lavori. Ho capito. Adesso mi è più chiaro, va bene. Questo può tenere il mio comunicato stampa che io. Ma perché non volevano intervenire? Lo leggo io, poi glielo passo. Posso dire una cosa? Sì, in pratica. Dopo quello mi dà che è l'unico, dopo vi faccio avere la copia questo. Sì, sì, grazie. In pratica anche con gli altri incontri che abbiamo avuto con gli altri consiglieri è emerso chiaramente che il Consiglio non ha quasi alcun potere rispetto alla Giunta. Sì, ed però, è una cosa abbastanza comune, sì, che viene detto. Che dico io vado un po' più. La cosa che noi potremmo criticare è perché, dato che il sindaco non rispetta il programma, perché non viene messo in. Viene chiesto le dimissioni della Giunta e del sindaco. Sì, questo che non la vedo da questo punto, sono molto più concreto. E questo potere, questa roba che dico io, qualche volta anche molti altri consiglieri, anche il capogruppo Proveda, una volta è esploso dicendo questo, però. La giunta, che il centro-sinistra che sostiene il sindaco, non è contraria a dire queste cose, cioè pur sapendo che non conta niente, va bene queste cose. Ecco, questa sì, è la verità. Sì, sì, ecco, va bene, quindi non metti vale una cosa così. Ecco, questo dice la verità, non lo metti in crisi. È una farsa. Noi più della, l'ultima volta noi siamo andati quasi vicino che doveva la dimissione, 23 contro 15, 18, 20. La farsa è successa, la farsa del casino, scusate. Quella è veramente una farsa che è successa. Il casinò è passato con 17 voti su 47, pensate, approvare il casinò è stato approvato con 17 voti su 47, perché la maggioranza doveva avere 21 voti per essere presenti. Erano 21 del centro-sinistra, 4 del centro-sinistra erano presenti ma si sono astenuti, però erano presenti. E quindi hanno fatto. Scusate, qui significa, questa è verità, se volete do i numeri, io ce l'ho tutti i numeri perché io sono molto male. 17 hanno votato la vendita del casinò su 47. Noi vendiamo il casinò perché 17, quindi non è maggioranza, 17 su 47. I 4 del centro-sinistra, ecco, di cui uno vengono anche qui dopo a parlare. Chiederemo conto. Non è che sono usciti o hanno votato conto. No, si sono astenuti e hanno fatto il numero legale dentro. Allora, questo è un trucco che abbiamo notato, succede spesso, ma noi registriamo tutte queste astensioni, queste presenze in aula senza votare. Quello che dicevo io, che io mi trovo molto in difficoltà, voti favorevoli, abbiamo tutto registrato. Io mi trovo molto in difficoltà a far applicare a un certo punto alcune disposizioni, sono molto legalista. Prima sono legalista per con me stesso, dico io devo dare il buon esempio. Dando il buon esempio posso chiedere anche agli altri. Io non rubo e non voglio che gli altri rubano. Io ho questa informazione qui dei 6 milioni mi tornerà utile. Ecco, può tenerla, io l'ho data ai giornali. Vedi come spariscono i soldi. Io l'ho data ai giornali, l'unico giornale che ha messo sul Corriere della Sera, altri giornali non ho messo su. Perché dopo il problema è io mi trovo anche in difficoltà. Verso chi sono dirottato? Sì, ti dico la Marghera e chi, ma soprattutto chi li ha fatti dirottare, che è diverso. Assessorato l'ambiente, dice Funari. E per fare cosa Marghera? Sono persi a Marghera, 6 milioni, non fai niente.
Allora, io continuo un attimo qui che avevo scritto così, dopo mi fai le domande. La torre. Che dicevo che non esiste nessun organo, secondo me, e quello che noi dovremmo fare come cittadini. Allora, questo ho preso nota di tutela del controllo, di che controlla, e che noi possiamo fare i gol, oppure controlla gli atti che sono fatti bene o meno, perché noi, ecco adesso noi, scusate, abbiamo chiesto il venerdì, domani sui giornali, un altro esempio classico, voi sapete al Lido c'è l'imbarcadero del Lido di Santa Maria di Sabetta. Sì. L'imbarcadero di Santa Maria di Sabetta, che doveva essere approvato dal Consiglio Comunale, non è stato approvato dal Consiglio Comunale, né approvato dal progetto trasporti, dal suo progetto. Il segretario comunale storico del Lido, Chiozzotto, sì, si è incatenato. Sì, ha fatto anche una denuncia alla Procura della Repubblica, per la verità, cioè, è andato ben oltre. Marino. Io non vado qui, sono un tipo appunto abbastanza... Ecco, faccio le cose, ma non vado mai, io non raggiungo mai. Questo vuol dire fare politica. Ecco, io cerco di fare le cose eccessi. Esprimo sempre la mia opinione. Okay. Io infatti quando l'assessore esprime l'opinione, io dico, lei ha espresso la mia, io esprimo la mia, o se sei d'accordo. Ecco, ma scusi Funari, adesso rimanendo sempre in questo ambito, lei ha citato il casinò. No, però c'è accennare, quello che viene domani, noi abbiamo la conferenza stampa, il gruppo questo, insieme a cui è Lido. Qui è Lido, hanno chiesto più di una volta, io ho chiesto più di una volta di discutere in commissione il problema del Lido. Maggiore, per non fare nomi, mi ha detto che lui non discute più niente, perché stanno andando con i avanti, non interessa più niente. Sì, sì, lo so, è così. Ecco, noi domani parliamo e io ho trovato 11 film, ormai sono diventato pratico per trovare i film, per fare i dibattiti in Consiglio Comunale. I dibattiti in Consiglio Comunale si fanno solo se noi ci diamo da fare. Certo. Se no non si fa niente, scusa. E la morte. La Giunta, insomma, è impensabile, però mi scusi Funari, che la Giunta stimoli lei il dibattito sulle decisioni che ha preso. No, però la Giunta, secondo me, molte volte sarebbe una Giunta troppo intelligente, no, questa non lo è. È stata molte volte anche criticata da alcune persone che in quel senso ragionavano del PD, dicendo che la Giunta prima di prendere decisioni dovrebbe sentire almeno il gruppo del PD, che neanche lo sente. No, ma questo lo sappiamo. Quindi abbiamo già discusso di questo, sappiamo benissimo che il PD non conta niente. No, io non ho detto questo, No, ma lo dico io, non lo dico io, che sono del PD, quindi non ti preoccupi. Che non mi dà neanche la colpa di cose che non fanno. Allora, una domanda, Franco, tutto questo marasma, che ci è noto, non ci è noto, in cui anche la popolazione ha qualche demerito, certo, per i mancati controlli, eccetera, io ho compreso, per carità. Il ruolo della burocrazia. A questo punto io non posso citare la storia della mia vita perché non interessa a nessuno, però posso assicurarti che tra il 45 e 55 il ruolo della burocrazia era estremamente attivo ed era fatto di gente straordinaria che proponeva e poi combatteva e anche si dimetteva se non lo otteneva. Dopodiché la burocrazia deve fare che abbia un ruolo. Mi hai anticipato, se riusciamo a vedere. Io fra il punto qui, dopo il punto avevo chiamato il quarto punto, dove ci avevo detto la macchina burocratica, l'avevo già anticipata, l'hai visto? No, serve per darmi l'idea. Questo è il mio pensiero, come ripeto, è il mio pensiero. Io sono stato, ho avuto fortuna, oppure sono anche modesto, dicendo. Io ogni 10 anni ho cambiato mestiere, come succede quelli che succedono in California. Ho cambiato mestieri sempre facendo concorsi pubblici. Diceva lui, io ho fatto 2 concorsi pubblici a Venezia, sono arrivato sempre secondo, il primo dopo è arrivato uno che dopo 3 mesi l'hanno mandato a casa. Ecco, sono arrivato sempre secondo, quindi non ho mai avuto. Uno della CTV, uno ho fatto anche alla Vesta, ho fatto anche la Vesta, ecco. E quando si chiamava Vesta, come si chiamava prima. Ecco, e non sono mai a chiedere di voler vincere. Il problema, secondo me, della dirigenza.
del comune, che è molto, che è peggiore, adesso non mi sente lei, di quella, io sono stato assessore alla cultura di Venezia, della provincia Venezia, è peggio, cioè secondo me la dirigenza che ho trovato qui è peggiore, si può dire, di quella dirigenza che ho trovato in provincia. La provincia di Venezia è sistemata e ha una dirigenza, si può dire, secondo me, è un'organizzazione meglio del comune di Venezia. La dirigenza e il sistema del comune, che è collegata col sistema di ripartecipazione, dopo abbiamo anche delle partecipazioni, questo è un motivo dolente. E ci arriviamo, dopo dico il mio pensiero che ho espresso 3 volte in consiglio comunale, ecco il mio pensiero. E il problema della democrazia, il problema della burocrazia è che la burocrazia che è stata fatta in comune negli ultimi anni non era la burocrazia fatta con concorsi, con esperienza e bravi, è stata fatta solamente di tipo clientelare. E quindi essendo di tipo clientelare e sapendo che se fa quello che dice l'assessore, che molte volte anche la parlavi di burocrazia e di dirigenza? Sì. Ecco. No, quello che volevo chiederle io, quindi finisco il discorso veramente. Sì. E secondo me il problema è che siccome abbiamo anche una classe di assessori, tranne 1 e 2 che io rispetto e sono bravi, che sono a un certo punto a livello molto basso, secondo me, l'ho detto anche a loro, sono molto basso, gli assessori siccome non sono competenti nella materia devono per forza ubbidire ai dirigenti, non è il contrario. Io quando ero assessore alla cultura, il mio capo ufficio, che anche era la signora della vostra diventa abbastanza corretto, per una settimana non mi portava neanche una pratica. E mi ha detto, guarda, dottor Fulano, sai, noi abbiamo su e giù qui, siamo noi responsabili, perché i responsabili delle pratiche non sono gli assessori, in base al testo unico sono i dirigenti. Cioè, noi siamo responsabili, se facciamo la pratica fatta male è colpa nostra. Certo, sì, hai perfettamente ragione. Ora tu mi porti qui la pratica che secondo te è fatta male, me la fai vedere, io la vedo, se io vedo che tu è fatta male io ti do l'ordine scritto e la fai e mi riassumo io la responsabilità. Se io dico che è fatta bene la fai, e se tu mi scrivi che è fatta male, dopo il giorno il mio ufficio ha funzionato benissimo. Però quanti assessori possono fare queste cose come ho fatto io assessore della cultura? Pochissimi. Un po' un assessore che non ha mai fatto triangoli, quadrati, rettangoli, per non fare nomi, a dire a uno, al dirigente, qui il muro va a destra e il muro va a sinistra, come fa a dirlo? Quindi chi comanda non è l'assessore, ma è il dirigente. Questa è la verità. Non è così. No, non sono d'accordo, assolutamente. Questo è il mio pensiero, dopo qualcuno ha pensato diverso. Io esprimo, se permetti. C'è un legame double binded, per dirlo in termini psicologici. Io esprimo un'opinione, sì. Un'opinione che è limitata al mondo veneziano, cioè è solamente una percezione, sai, non ho prove, non ho neanche indizi. La mia idea è che secondo me il dirigente non particolarmente preparato è in ascoltazione totale di quello che vuole il cuore dell'assessore. Dopodiché dice, ma assessore, io penserei di fare così. Io penso. Anche questo è un tipo di ascolto. Cosa significa? Sì, ma questa si chiama connivenza. Io l'ho detto in maniera molto dura, sì. Però su per giù è la stessa cosa, insomma, arriviamo alla stessa finalità, che a un certo punto è brutto dirlo, cioè a un certo punto. E poi il problema grosso che ho trovato è che vi sia una plenuria di dirigenti. Io mi ricordo quando ero giovane, si trovava un grosso numero di dirigenti. Io mi ricordo che una volta c'era il segretario generale che faceva tutto. Adesso noi abbiamo 5 persone al posto suo, segretario generale, vice segretario generale, direttore amministrativo, vice direttore amministrativo e capo gabinetto.
No, questi qua c'erano sempre. No, non c'era. Sabato, cioè, scusa, il dottor Sabato, cos'era, un direttore amministrativo, insomma, sì, no? Ma faceva, cioè, dopo è passata alla programmazione e pianificazione. Sì, sì, ma però erano 5 persone, non c'era un direttore amministrativo, un vice direttore amministrativo, no, alcuni infatti. Un direttore amministrativo c'era di sicuro, ed era Sabato. No, no, non era, era più come vice segretario Sabato, io mi ricordo. Dopo, Sabato. dopo. Però in una... non aveva la qualifica come segretario. Qui okay. Il problema mio è che quando io vado a chiedere qualche cosa, ognuno scarica sull'altro, non si sa le competenze. Sì, allora la domanda che volevo fare io era questa. Perché dopo quello che lei ci ha detto, Funari, emerge un problema di fondo. Lei mi classifica e mi individua il ruolo della burocrazia come un ruolo di potere. Sì. No, ruolo di potere quando l'assessore non è... No, è un ruolo di potere sempre, no. Perché, le spiego, perché abbia pazienza, abbia pazienza, sì, la traduzione di una linea politica viene fatta dal direttore del dipartimento, il direttore del dipartimento è responsabile secondo la legge degli enti locali e quindi decide come e quando fare quella cosa. Questo è il succo di tutta la faccenda. Posso, e basta. Posso dire il mio parere? Posso dire il mio parere? Visto io rispetto il suo e sente anche il mio parere. Io ho fatto l'assessore alla cultura, quindi sono stato anche assessore alla cultura. E quindi sono stato assessore. Secondo me il problema non è che il dirigente tiene la linea politica. La linea politica deve tenere l'assessore. Il dirigente deve fare gli atti conseguenziali alla linea politica che è detta l'assessore. Questo nella teoria, sono d'accordo. No, teoria, nella pratica deve essere così. E qui, se noi vogliamo che la pratica sia conseguente alle disposizioni di legge, bisogna che noi abbiamo un assessore bravo e un dirigente bravo. Sì, oggi non abbiamo nessuno dei due. Quindi non abbiamo oggi né l'assessore bravo né il dirigente bravo. Questo era il problema. Il dirigente bravo viene punito, viene accantonato. No, il dirigente bravo viene promosso. No. Non bravo, perdono, il dirigente non bravo, scusa, non bravo. Non bravo viene promosso, non bravo, perché il dirigente non bravo viene promosso. Sì. Ma mica solo nel pubblico. Sì, ma siccome qui non vuole entrare nel privato, perché sennò dobbiamo fare... Comunque io capisco quello che dice lui, che il dirigente ha compiti di gestione di quello che è la linea politica. Sì, la linea politica, il problema è... E poi il problema... Il problema era qui che volevo arrivare, sì. Perché insomma, io seguo un filone squisitamente politico, perché... Allora, io sono d'accordo, no, ma aspetti, un attimo. Il problema del tecnico, è un problema relativo. Se io faccio il politico, faccio politica, che è un'altra cosa. Poi trovo i tecnici che traducono la mia linea politica in cose da fare, ok? Esatto. Ecco, allora, se io sono assessore alla cultura, ho una linea politica sulla cultura per la città. Sì. Magari decido di non finanziare, di non dare finanziamenti a pioggia. Questo è quello che deve fare poi il mio tecnico, il mio burocrate. Quando si presentano richieste di finanziamento, dice questa no, perché non dà più finanziamenti a pioggia, ma dà finanziamenti soltanto su progetti stabiliti e approvati dall'assessore. Questa è la linea politica e questo è il rapporto corretto tra politica, governance dell'amministrazione comunale e struttura amministrativa che traduce la linea politica in azioni concrete. Allora, su questo la sua esperienza cosa ci dice? Punto di domanda. La mia esperienza è quasi al 90% come la sua, nel senso, lei ha fatto l'esempio classico che l'ho fatto io, che adesso il nuovo assessore, che è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, sta facendo il contrario. Io incontro le colleghe che lo incontro, che mi dicono più questo dai numeri. Vabbè, il progetto di contributi, io ho fatto una delibera che dava i contributi non a pioggia, ma in base a punteggio alle domande. Un bando pubblico che tutti possono fare la domanda, chi faceva la domanda si dava un punteggio, fatto il punteggio veniva approvato dalla giunta e è fisso fuori il punteggio, e ognuno poteva fare ricorso e vedere il punteggio che aveva, poteva fare anche ricorso. Io ho fatto questo, ho tolto i contributi a pioggia, dando le disposizioni alla direttrice, che era molto brava ancora direttrice del settore, dicendo che seguisse il bando, facesse il bando,
vedesse le domande che fanno, dava i punteggi. Okay. Io cosa faccio? Riportiamolo a oggi, cosa succede invece, ecco, secondo te? Oggi che succede? Il nostro amico, che è il consigliere comunale, non va più a bando, gli dà ai suoi amici degli amici, ha tolto il bando, gli dà i contributi a non a pioggia, agli amici, sì, sugli sì. amici. Io dopo cosa facevo dopo? Perché io so un po', bastiamo contare nel senso controllo. Quando si faceva questa alla fine e noi facevamo la delibera e danno i soldi, io andavo a controllare, visto che ero commercialista, è il mio mestiere, prendevo 3, 5, 6 pratiche, questo è il problema che hanno, e andavo a vedere se erano fatte bene. Ecco, quindi lei faceva il controllo, era sì. anche qui che volevo dire. Io facevo il controllo che se loro operano bene, senza dire niente a loro, oppure dice guarda, dammi qualche pratica e volevo vedere. Bene, allora lei. Io ho fatto questo. Faccio la domanda al consigliere comunale, dopo basta, non mi Poi tocca a Franco. Poi no, tocca a Franco. Forse prima tocca a Franco. A Franco, Franco. Vabbè, no, io sono sensibile alle donne, quindi parla. Tocca a Franco. Aleggiata, non mi ricordo più la lettera, questa frase. Il dirigente traduce in cose la linea politica dell'assessore. È proprio là che io contesto. È proprio su questo punto che io non trovo, e trovo del tutto inefficace ed efficiente la democrazia veneziana. Perché io ricordo benissimo, ripeto, tra il 45 e il 55, lasciamo stare le ragioni che dopo se volete ve le spiego a parte, io sentivo il dissenso dei dirigenti del comune, che lo esprimevano pacatamente, ma dissentivano, sì. non tanto alla linea politica, che poteva essere la più utopica del mondo, ma sui costi e sulle possibilità. Allora qua siamo in presenza, secondo me, di un classico del Crozier, il classico linguaggio doppio della burocrazia, cioè da un lato dice sì e dall'altra critica. È tutto qua il problema veneziano. Posso, posso darti una risposta di come vedo io dopo 40 anni che ho gestito. Io 40 anni ho gestito, quando era alla URSE, l'amministratore dell'URSE, gestivo 3.500 dipendenti con 8 ospedali. 3.500 euro, quindi posso dire che sono un pochettino pratico. La mia, ecco, ti dico, ti posso dare una risposta. Il problema dipende da quello che ho detto prima, che forse non ho detto chiaro. I dirigenti di oggi non hanno più, essendo stati come i parlamentari oggi, abbiamo Grida aveva ragione, siamo tutti i consiglieri, i partiti sono tutti illegali, i presidenti sono tutti illegali perché sono stati nominati illegalmente e tutto anticostituzionale. Allora, dico, essendo stati nominati, non essendo stato un concorso pubblico, nominati da quelle persone e sapendo che solamente facendo, obbedendo e facendo finta di obbedire, perché dopo dietro di nudo tutti i colori contro queste persone, hanno, poi possono restare lì, possono aumentare di grado, solamente così. Cioè non esiste più la dirigenza che ha vinto un concorso ed è libero di esprimere la propria opinione. Allora, in questo quadro, questo è un quadro catastrofico. Un progetto cintato, come lo vedresti? Io lo vedrei prima di tutto, direi che tutti i concorsi pubblici, dall'alto più in alto, fino in basso, sono stati concorsi pubblici con commissari esterni, non commissari interni. Adesso è un concorso pubblico, non è che a un certo punto uno prende il dirigente. Io sono contrario che la legge prevede che cambiando l'assessore cambino i dirigenti, non è anche giusto, sì, scusa, è sbagliato. Io pensavo al progetto città, nel senso come vedresti la possibilità di andare avanti, di mandare avanti questa città. Mandare avanti secondo me è una questione, oggi si parla di cultura, di cultura e di idealità, cioè questa città ormai è brutto dirlo, è rimasta a un certo punto attaccata al turismo, all'avere il quantum di oggi senza pensare a un domani, a un ricambio, all'aumento. Io sto facendo una grande lotta per aumentare gli abitanti a Venezia. E ogni volta che presento questa, l'ultima volta, legge speciale Venezia, ho presentato un progetto per dare 30 milioni di guadagni per dare le case ai giovani coppie, a chi aveva bisogno. Mi è stata bocciata sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Cioè è una città che secondo me, se non vi è un salto culturale di mentalità e di idealità, si può dire che è difficile salvare. Questa è la mia, sono arrivato a questa impressione molto brutta. Una domanda di Vito e una di Roberta.
Mi dica, signora. Prima di tutto. No, volevo solo aggiungere questo, che adesso il problema dei contributi a pioggia è stato abbastanza messo da parte, perché adesso chi dà i contributi già da qualche anno è il Casinò e adesso è Vela. I contributi adesso gli assessori si affidano a Vela, quindi in un certo senso non si prendono la responsabilità diretta di dare il contributo. Io lavoro per l'ufficio manifestazioni sportive in cui vengono dati i contributi alle varie associazioni e finora avevo lavorato facendo un progetto per cui si doveva fare un bando per decidere quali manifestazioni dare il contributo, manifestazioni non associazioni, quindi la manifestazione è un progetto che viene valutato progetto in base a un progetto, un progetto, ogni manifestazione è un progetto, nel senso che si deve sapere se è comunale, locale, internazionale, deve avere dei criteri per essere valutato. Esatto. Questo fatto qua è stato sempre messo in disparte e finora sempre l'assessore. Hai una domanda? Anche un po' di nostra collaborazione. Hai una domanda o era una affermazione? La cosa dei contributi a pioggia. Dico, è brutto, io sono non mi esalto mai, ma se io fossi l'assessore, come ho fatto alla cultura, la prima cosa che avrei, quando sono andato all'assessore, la prima cosa che ho fatto, ho tolto tutti a pioggia, ho fatto tutto un bando, tutto reso trasparente. Bisogna avere il coraggio di farlo e qui manca la cultura e il coraggio di farlo. Roberta, sì. Roberta, la domanda? Prego, signora. Allora, intanto faccio qualche osservazione, perché io qui incarno, nel senso che lo incarno veramente, sì, la figura del cittadino che si riavvicina un po' alla politica, nel senso che faccio il mio mestiere e do il voto, non ho molto tempo e molta energia per entrare nei dettagli, però per tanti motivi, insomma, ci sono delle fasi della vita in cui uno ha più voglia, no? Proprio magari quando vede che le cose vanno sempre peggio, e anche un po' di curiosità, e perciò sono qui e sto cominciando a rimmaginare questi luoghi del potere, no? Che noi cittadini eleggiamo con il nostro voto. E siccome questa iniziativa era partita da una riflessione sul tema della democrazia, del rapporto, di che cosa significa e che pregnanza, che consistenza ha la rappresentanza, l'essere rappresentanti di istanze e di cittadini, essere portati da un voto, cioè proprio le cose basilari che costituiscono la nostra democrazia, perché noi, diciamo, cittadini che non hanno e non hanno neanche mai avuto incarichi pubblici, dobbiamo muoverci su un registro di una grande fiducia, se non abbiamo degli interessi specifici, diciamo, cittadini che non fanno parte di lobby organizzate o più o meno organizzate. Agiamo sulla base di una fiducia e dell'idea che il meccanismo che ci governa sia in grado di far corrispondere le istanze sulle quali si muove, che è quel programma che io poi non ho neanche mai letto, con la sua in qualche modo tentativo di realizzazione. Siamo partiti dal fatto che tutti ci avete detto in questi incontri che quel programma lì è come se non fosse stato scritto, che chi abbiamo eletto con questa legge che dà molto potere al sindaco, abbiamo visto perché, molto potere alla giunta perché è stata fatta per un certo motivo, eccetera, eccetera, con i meccanismi che si sono democraticamente scelti per essere governati, che comunque non c'è nessuna corrispondenza tra un progetto esplicitato e i fatti che lo mettono in opera. Lei questa sera mi ha fatto capire con un linguaggio tecnico che devo dire con una certa fatica ho cercato di seguire, però ho capito delle cose molto importanti su questa cosa che tutti chiamano questo, la macchina comunale, questa specie di organismo fantastico che non si sa bene di che cosa è composto e come si governa, e la cosa per me è ancora più inquietante. Io le dico, lei con tutta questa grande esperienza politica, mi sembra che se la metto in paragone alle altre persone in qualche modo non sia così, possieda così tanta esperienza tecnica che non si pone neanche tanto il problema del rapporto diretto o più diretto con chi l'ha eletto, con la cittadinanza, perché sembra che incarnare, mi sembra, scusi, io poi faccio un mestiere, mi sono sempre tentata da interpretare forse un po' troppo, però in qualche modo ascoltandole, ed è questa una questione che io le pongo, lei è così sicuro di incarnare la legalità, il bene per i cittadini e di farlo al posto dei cittadini che rappresenta,
che mi sembra non si pone la questione di come riattivare o di come suscitare delle istanze che rafforzino questa sua posizione, perché incarna, lei ha ripetuto molte volte, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, io ho deciso questo, e ha le possibilità e la capacità e una biografia politica e professionale che le permette di fare questo. Ma io da cittadina le chiedo, come te, cioè se questa questione della rappresentanza, questa questione politica della rappresentanza è veramente in crisi, lei con la sua esperienza politica e con la sua esperienza tecnica, quali pensa che siano le possibilità per riattivare un dialogo che porti una forza da parte di una cittadinanza più attiva, questo ormai siamo, credo, tutti consapevoli che ce n'è bisogno, per rendere in qualche modo più consoni e conseguenziali le ipotesi politiche e i fatti? Allora, io dico perché ho molti rapporti con i cittadini per le mie attività che ho fatto e per gli incontri che faccio, perché vivo a Venezia da 50 anni, quindi ho molti rapporti e soprattutto ho molti rapporti con le associazioni di volontariato, che quasi il 90% delle associazioni l'ho fondate io e non sono dentro perché voglio stare dentro, e l'ho fondate e sono un socio fondatore e li aiuto perché, come dicevo prima, sono un esperto. Mi sono specializzato come commercialista nel non profit, infatti ho fatto anche un libro, non so se l'ha visto, che ho fatto il libro che ho fatto, che dicevo prima. Non posso lasciarlo perché è l'ultimo che è stato fatto. Il problema secondo me è questo, cioè io do la colpa un po' al sistema di partiti che esistono in Italia, questa è la mia, mi dico, è esattamente quello che penso dopo tanti anni di servizio. Che i partiti, più che avere un rapporto con i cittadini, hanno avuto un rapporto tra loro, interno tra loro, cercando di obbedire a certi punti, a certe imposizioni, ad altre, a certe robe. Io ho sempre cercato, sia prima sia dopo, perché ho sempre avuto una mentalità molto ampia e democratica, nel senso che ho rispettato gli altri e voglio che gli altri rispettino me, di avere rapporto con le varie associazioni. Noi domani, per esempio, insieme con il Lido, con tutta la comunità del Lido, facciamo una, è scritto, domani sarà scritto sui giornali, facciamo, cioè, un incontro sul problema di Santa Maria di Sabetta, cioè il problema loro. Tutti quelli che hanno problemi, cittadini, che si rivolgono a me e all'altro del gruppo misto, noi in certo punto facciamo progetti di programmazione. Io tutto quello che ho fatto finora 2 anni e mezzo, sono uno dei pochi che faccio emendamenti, perché gli altri parlano, ma quelli che servono sono gli emendamenti e mette in crisi la maggioranza, e quindi mi tocca leggere tutte le derive, perché per fare l'emendamento devo leggere tutta la deriva che è lunga così. Noi l'abbiamo fatta, io l'ho fatta sempre perché i cittadini, sono a me, hanno telefonato, hanno detto di fare questo, cioè i rapporti, è un rapporto, a un certo punto un rapporto che le persone, diretto alle persone, noi la mattina siamo un gruppo. C'è un altro adesso, mi ha chiamato Scarpa di firmare, noi facciamo un'altra roba sul suo salasso, in cui hanno inventato che le case che dovrebbero dare i privati al Lido, e ci telefoni i privati al Lido, a 1000 euro al metro, a 1000 euro, 1000 euro al metro, 1000 euro, 1000 euro, invece da 1000 euro, le vendono a Insola, a 1000 euro, Insola li vende ai cittadini, vale. Sono tutti atti scritti, basta vedere gli atti. Tutti gli emendamenti che abbiamo fatto, la roba che abbiamo fatto, è una cosa pazzesca, signora, non si può più andare avanti. Vorrebbe farsi un blog e mettere tutti gli atti pubblici. E punto, infatti adesso vorremmo fare un blog e mettere tutti gli emendamenti, anche quello del Senato, sono diventato pazzo per far capire. Quella di Caromà, è una cosa pazzesca quello che è successo a Caromà. No, è una questione definitiva, quello che dico io è, dopo parlo dell'ultimo coso, che mi scusate che dopo le 8 mi dispiace, devo andare via perché ho mia moglie che è molto malata, ecco, devo fare la, per questo io mi interesso molto del sociale, mia moglie ha una brutta malattia in carrozzella, ecco, quindi devo fare il badante, ecco, ed è giusto che lo faccio come famiglia e come marito. Parliamo dell'ultima questione che a me sta molto a cuore, delle società partecipate. Delle società partecipate, io ho detto in Consiglio Comunale, ribadisco a voi, che non è il Comune, il Consiglio Comunale che controlla e vede le società partecipate, è le partecipate che gestiscono il Consiglio Comunale. Loro comandano
su noi, perché tutti quelli che sono entrati, è brutto dire, come dirigenti, come operai, impiegati, cioè da partecipare, sono messi dai consiglieri comunali ad assessorare e dalla giunta. Questa è la verità. Esiste, a un certo punto, voglio dire un termine siciliano, ma non voglio dirlo, se no mi deve dare un'altra denuncia, in questo sistema. Nel partecipare, a un certo punto, io sono contento che finalmente ho qui la copia del 24 ore, l'altro ieri, ve la lascio, che la Cassazione dice, dopo anni che lo dico io, che le società partecipate, essendo le società per azioni, possono fallire. Ah, certo. Ma lo dice la Cassazione oggi, io l'ho detto 3 o 4 anni fa, e dice anche che... Dice anche il codice civile, sapevo. Sì, ma non è... ma... però non l'ha fatto nessuno, non lo faceva nessuno, non l'ha fatto fallire nessuno in Italia, nessuna società partecipata è fallita in Italia. E altra cosa, dietro la Cassazione, ho qui la copia che dopo, visto che adesso interessa, la do, del 24, dice che i dirigenti e anzi i presidenti e gli amministratori sono responsabili in toto alla Corte dei Conti. Questo, guardi che, aspetti un attimo Funari, che non mi sta dicendo una cosa nuova. No, ma è nuova della Cassazione ieri. Io sono stato 25 anni nei consigli di amministrazione delle aziende partecipate, e già dagli anni 80 gli amministratori dovevano rispondere in solido di ciò che non andava fatto bene. Quindi questo senso di responsabilità oggettiva c'era già. Non è mai stato esercitato, per la verità, perché l'organo politico non lo ha mai esercitato. Perché questo è il nodo fondamentale. Sì. A me nessuno è venuto a chiedere conto di come andava l'azienda ASPI, anche se dopo 7 anni abbiamo dato 2 miliardi al comune. Questo è l'articolo di 24 ore. Grazie. Io lo scansiono e lo metto in rete, va bene? Io questo di solito ho fatto una cosa, di solito ho scritto una lettera al sindaco, a tutti gli assessori, al consigliere, mandando quell'articolo. Sì, ma aspetta Funari. Una cosa importante, siccome il Consiglio Comunale ha approvato, io ho dato conto, approva contributi a favore di questa società, io una lettera ho scritto che i contributi erano sotto forma di pareggio del bilancio. I contributi sono previsti alla legge, sono contributi obiettivi per alcune cose. Se tu dai un contributo alla società perché non fallisce, tu sei responsabile. Certo, certo. Ecco, io ho scritto questo, ho avuto il coraggio di scriverlo a tutti. Comunque Funari, tenga presente una cosa, che in questo cenacolo, no, tra di noi, io devo preparare una piccola introduzione all'azionariato popolare per le aziende partecipate del comune. Sono d'accordo. Questa è, secondo me, una cosa non nuova, non nuova, però è una cosa che potremmo fare qui a Venezia, che potrebbe avere una valenza politica non indifferente. Che sono d'accordo. Però io volevo chiudere con lei, mi scusi, perché lei deve andare via, e quindi due problemi ho. Il primo, che è quello del controllo degli atti amministrativi, cioè come il Consiglio Comunale riesce a controllare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli atti amministrativi. E se vuole farlo. E se vuole farlo. Posso dire che io di quel caso che facciamo noi, che quello che faccio io personalmente, dopo quello che fanno gli altri, è la domanda che faccio a lei. Tutte le delibere che vanno in Consiglio Comunale, che vanno in Commissione, no, io le leggo, le faccio, partecipo alla commissione e vedo quelle che secondo me nella linea di indirizzo mio, non che la notte mi sogno, ma nella linea di indirizzo della trasparenza, nella linea mia che ho detto prima di cristiano sociale che porta avanti da molti anni, le faccio o non le faccio. Quelle che vanno in giunta, le delibere in giunta è un guaio, perché le delibere in giunta vengono prese oggi, vengono messe in rete dopo una settimana, molte volte la giunta, queste delibere di giunta, fa come fa il Consiglio dei Ministri, fa le leggi. Anche se per legge devono essere messe in Ma rete. Non le mette subito. In rete prima. Non le mette subito, in rete. Le mette a un certo punto, aspetta, le dà per lette, cambia una virgola dopo che ha fatto la giunta, dopo, e quindi è illegale, lo fa anche lo Stato, ma lo fa anche lo e vanno io. Tutte queste delibere di giunta io me le faccio dall'elenco, leggo quelle che sono, molte non sono d'accordo, chiedo la delibera di giunta e vedo quello che c'è.
se vi sono qualche cosa facciamo interrogazioni e emendamenti, ma noi non possiamo fare ricorso a nessun ente, come dicevo, non esiste più la giunta provinciale amministrativa o commissione di controllo, perché possiamo fare ricorso? Possiamo fare solo interrogazioni, emendamenti e mozioni. Ecco, io volevo chiedere... poi c'è un'ultima cosa importante, no, c'è una cosa molto importante che arriva da oggi. Vi sono alcune delibere, alcune deliberazioni, non so come si chiamano, che vengono fatte da dirigenti. Quelle noi non le vediamo e non le mettono in nostro. Sono delibere. Sono determine. Determine. Che modificano molte cose. Adesso hanno fatto una determina, l'abbiamo saputa per caso, che riguarda dei spostamenti, degli spostamenti, no, dei cambi di qualifiche, di robe dirigenti fatte da un dirigente senza che passi nel giunta e in consiglio. Secondo me, quelle dovrebbero... Visto che lo faccia, però... Sì, ma è previsto però anche il consiglio comunale, veniamo a sapere quello che fanno loro. No. Non credo che se questo... la trovo, mi faccio... Ecco. Questo riguarda la governance della struttura amministrativa. Questa è quella, insomma, che hanno fatto, l'abbiamo saputo per caso, determinazione dei dirigenti. Disposizione per i nuovi affidamenti per la durata di 2 anni dei 2 servizi. Servizio 20, creano nuovi servizi. Ecco, questo è un altro discorso. Servizio per integrazione scolastica, sociale, di continuità assistenziale, servizio educativo di origine. Regolano nuovi, determinano nuovi servizi. Questo è un altro discorso. Ecco, dai che è esperto. Che mancherebbe altro? Ma no, veda, perché per dire che non dico palle. Adesso Franco, non dico palle, esatto. Questa, no, ma c'era un'altra. L'abbiamo saputo per caso questa. E per tirarla fuori siamo diventati pazzi. Io volevo capire, scusami Andrina, hai ragione. Una domanda concisa, perché concisa. Voi... Allora, il problema casino. Sì. C'è una delibera di giunta, sì, e una delibera del consiglio comunale. Questione. Mi dica, se come consiglio voi avete controllato lo stato dell'andamento di questa delibera. Sì. Cioè, a che punto è stato veduto il casino? Sì, no, posso parlare. Sì. Il casino è stato formalmente approvata la vendita dai 16-17 persone che hanno votato quella sera. Ma okay, quella non è una delibera normale, è stata approvata. Le disposizioni per la vendita del casinò deve essere approvata dal Ministero degli Interni di Roma. Sì. Se il Ministero degli Interni di Roma finché non approva la delibera non è esecutiva. Ho capito. Ecco, quindi la domanda mia qual è? Voi del Consiglio Comunale sapete a che punto è lo stato di avanzamento di questa delibera o no? Lo sappiamo, è sospesa a Roma. Okay. È sospesa a Roma. È sospesa a Roma, lo sappiamo, okay, perché il vice sindaco, che è assessore al bilancio, mi ha detto che non può far quadrare i conti perché non può vendere il casinò. Sì, ma non lo vende perché nessuno lo compra adesso. No, ma lo compra. Posso dire una battuta? È stata approvata alle 2 di notte. Dopo 2 ore è arrivato già una proposta di acquisto da Shanghai, Giappone. Già dovevano acquistare. Ma posso un attimo, scusate, un attimo. Se chiudo. Allora, la partecipazione democratica, sì, prevista dal programma di Orsoni, che a che punto è? Quando gli fa comodo la giunta, chiama qualche associazione, come ha chiamato ieri, l'associazione d'Arsenale, mi ha detto il presidente Gagliardi che mi ha chiamato, io al presidente Gagliardi dell'associazione volontaria dell'Arsenale, ho fatto un'associazione come la vostra associazione che difende l'Arsenale, io gli ho mandato tutti gli atti, io ho detto di chiedere a Maggioni se è vero o meno, lui mi ha detto che non ha avuto tempo di chiederlo, adesso ha detto di chiederlo e mi ha detto fammi un promemoria che farò una lettera scritta. Ho detto, quando lei succede, come è successo con ieri, è stato l'incontro del sindaco e anche di capogruppi col comitato della sanità. Il comitato della sanità, io ho fatto un ordine del giorno in consiglio comunale, che ho messo, visto che vengo dalla sanità, ho messo una frase che il PD non voleva che la mettessi. Io ho obbligato, ho fatto bloccare, perché di solito riesco a farlo bloccare, perché ho fatto un altro mio emendamento, dicendo di mettere che il sindaco doveva a un certo punto far presenti in regione e era responsabile anche del sindaco di Venezia. Per mettere questa frase, io ho qui l'ordine del giorno se lo voglio lo do, ho dovuto bloccare il consiglio 3 ore in discussione per mettere 3 righe. Da allora, dal 30 settembre, non si è fatto niente. Il comitato ha chiesto l'incontro con la giunta e col sindaco, il sindaco ha detto che farà,
non ha fatto niente. Oggi mi ha chiesto. Rispondi sull'argomento proprio, la partecipazione com'è? La partecipazione, la gente vuol partecipare, ma coloro che gestiscono non gli danno spazio, non vogliono. Eccetto alcuni rari momenti in cui serve. In cui serve. Franco chiude la piccola sintesi. Questa è la delibera, guarda, direi se vuoi tenerla che c'è anche no, l'articolo. Aspetta, non ricordo l'articolo che c'è. Scusa un attimo. Chiudiamo perché sono quasi le 8. Ho scritto, impegnando il sindaco rispetto ai contenuti di questa mozione. Per mettere questa frase che l'ho messa io ci ho messo 4 ore. Pare eccessivo. Bisogna imparare a mandare anche, no? Ma se lo mandi a quel paese non ottieni niente. Devi lottare. Una sua cosa una volta. Sono quasi le 8. Sì, la signora deve parlare. No. E prego, grazie. Grazie, anzi. Sono quasi le 8, non vogliamo effettivamente perché mi hai spiegato le ragioni gravissime per le quali la casa è effettivamente. Allora vorrei fare una rapidissima sintesi. Sempre ricordando che le mie sintesi sono catastrofiche, nel senso che sono talmente sintesi che rischiano di non essere capite. Praticamente il mondo è diviso in tre parti, il mondo dell'Italia. Da una parte ci sono i cittadini con le loro aspettative regolarmente deluse. Dall'altra parte ci sono burocrazia e loro signori, e loro signori della giunta, come il vecchio corsivista dell'unità di tanto tempo fa, i quali viaggiano per conto loro, le aspettative non vengono ascoltate, anzi non vengono neanche percepite. La ridotta altina ultima è quella della parte legale, che però non solo costa, non solo è tardiva, ma come diceva il buon amico Dante Alighieri, le leggi sono, ma chi può farlo adesso? E con questo penso che il mio pensiero sia totale. Sì, ringraziamo. No, io volevo dire solo una cosa, scusate, tutta la mia vita ho sempre combattuto per i miei ideali, per la giustizia, per gli altri, ecco. E sono contento che anche voi avete a un certo punto questi miei ideali. Secondo me il problema è che il mio, io sono un po' pessimista come dicevo rispetto ai generali di veneziani, perché i veneziani dovrebbero a un certo punto qualche volta amarsi anche di forca, forchettone, robe varie, perché dovrebbero far valere di più questi diritti di questa roba qui. Io a un certo punto molte volte mi trovo in difficoltà, perché molte volte quando dico questa roba, dica quelli che conosco i veneziani, fate vivo, fa qui, e dopo invece fa passo avanti, fa passo indietro. Ecco, allora io dico la verità, io modestamente ho fatto tanto per Venezia, farò ancora per Venezia finché la salute e la famiglia me lo fa, però a un certo punto a vedere delle persone che per i soldi, per l'amicizia, per il posto di lavoro, per altri piaceri, per altre robe, fa uno, due, tre passi indietro, io mi sento male, ecco, perché in definitiva, ecco, questa è la verità, secondo me dipende da noi per far valere questo, quindi io credo che i cittadini hanno in mano tutto per far valere, però devono avere coraggio anche di pagare. Se uno non ha il coraggio di pagare, è inutile che il problema è enorme, uno chiede sempre agli altri di fare e lui non fa niente, perché quello è il grosso problema. Ognuno di noi, loro la delega, ognuno, la rappresentanza. Sì, ma che rappresentanza? Non puoi dare la delega a rappresentare gli altri che non ti rappresentano, devi fare tu le cose. Se tu insegni al cittadino che le cose si ottengono partecipando... No, le cose si ottengono parlando di persona, facendo, andando lì, come fate voi, così non lo sei cittadino. Ma guarda che noi abbiamo messo nello statuto del Consiglio Comunale, del Comune di Venezia, abbiamo inserito i principi della partecipazione democratica, abbiamo contribuito a realizzare un regolamento applicativo della partecipazione democratica, lì ci sono gli strumenti per stimolare la partecipazione, questo è un compito che spetta a voi consiglieri. Noi lo facciamo dalla mattina alla sera, io lo faccio. No, voi lavorate sulle carte.
dovete lavorare nella strada, sulla strada, con i cittadini, Cristo. Questo è il senso della politica nuova, sì, che vogliamo portare avanti. Ma noi lavoriamo, molti di noi lavorano sulla strada, ma si trovano dopo un certo tipo, è come un vertice che tu trovi la piramide su un arco e tu non puoi andare avanti. Cioè a un certo punto tu fai il mazzo, io cammino dalla mattina alla sera, conosco tutti i cittadini, io conosco metà Venezia, sia per il lavoro che ho fatto che per le conoscenze che ho. In definitiva dopo mi trovo in difficoltà che quando vado dall'assessore o dal sindaco trovi in blocco completo. Cosa devo fare? Sono due passi: o prendere il Mitra, che non prende il Mitra, che io non mai prenderò il Mitra, pur essendo fatto ufficiale. Il problema grave, se qualcuno ha fatto economia da voi, se fa, c'è un principio di economia che io lo dico sempre a tutti, ed è vero, dice il principio, non mi ricordo se del Fish o del Marshall, dice che la moneta cattiva scaccia la moneta buona. In politica è così, in politica è la verità. I buoni quando vengono lì, che vedono che dopo 2 o 3 anni che fanno il mazzo vengono a un certo punto cacciati, non servono a niente, se ne vanno a casa. Questa è la verità. Grazie, grazie.